Allora, facciamo un esercizio. Non so se magari Officone ve l'ha già fatto. Se ve l'ha già fatto, lo rifacciamo. Allora, l'esercizio dice: un disco rigido, inizialmente fermo, di raggio 10 centimetri, massa M grande pari a 1 kg, è vincolato a ruotare senza attrito intorno ad un asse orizzontale fisso, perpendicolare alla superficie passante però, cioè deve girare intorno a un asse perpendicolare al piano della lavagna che passa però, per forza. Una moneta da 2 euro che è obbligata a ruotare intorno a un bordo. Ad un certo istante un proiettile di massa m piccola pari a 10 grammi inizialmente con velocità V0 di 100 metri al secondo, come indicato in figura, si conficca nel disco, nel punto P, quindi si conficca qui e rimane conficcata in questa posizione. Calcolare la velocità angolare con cui il disco inizia a ruotare, quindi vuole sapere la velocità angolare con cui inizia a ruotare immediatamente dopo l'urto, si intende, e dire, argomentandone il motivo, se riesce a compiere o no un giro completo, cioè se il disco riesce a fare un giro completo. Quindi la seconda domanda: fa un giro completo? Questa è la domanda 1, questa è la domanda 2. Allora, come si risolve questo esercizio? Si risolve con la conservazione del momento angolare, no? Quindi devo applicare la conservazione del momento angolare. Devo scegliere un polo rispetto al quale calcolare i momenti. E siccome il sistema ruota intorno a O, scelgo il polo in questa posizione. Allora, ricordiamoci che durante l'urto ci sono delle forze esterne di natura impulsiva che agiscono, perché qui l'asse è tenuto fermo da qualcuno. E durante l'urto di M piccolo con il disco, questo qualcuno deve tenere l'asse fisso. E quindi c'è una reazione vincolare impulsiva. Però, siccome noi usiamo la conservazione del momento angolare e riferiamo, diciamo, i momenti rispetto al polo omega, siccome questa reazione vincolare è applicata nel polo, compie un momento nullo, no? Quindi sono nella condizione in cui il momento delle forze esterne è uguale a zero. Questo vuol dire che il momento angolare prima e il momento angolare dopo devono essere uguali. Adesso, quindi vuol dire che il momento angolare prima, il momento angolare dopo l'urto, cioè un istante prima che M piccolo colpisca P e un istante dopo, devono essere uguali tra di loro. Allora, la forza peso agisce, è esterna, ma non è impulsiva, quindi è trascurabile, non la posso trascurare. Allora, adesso, chi è il momento angolare prima dell'urto? Prima dell'urto, l'unica cosa che si muove è M piccolo, no? Quindi il momento angolare io mi dovrei calcolare, dovrei prendere il raggio vettore che va dalla posizione di omega fino alla posizione di M piccolo e fare
omega p vettore m v con 0. Però chiaramente io l'urto me lo studio un istante prima che avvenga. Un istante prima che avvenga, m piccolo sta qui e ha sempre velocità v con 0. No? E il suo momento angolare lo calcolo come? Facendo omega p, questo vettore qui, vettore m v con 0. No? Quindi momento angolare prima dell'urto è omega p vettore m v con 0. Deve essere uguale al momento angolare dopo l'urto. Adesso questo vettore qui come è fatto? È un vettore che è uscente dal piano della lavagna, perpendicolare al piano della lavagna, no? Perché è come se in quell'istante m piccolo stesse girando in senso antiorario intorno ad O, no? Allora, è uscente dal piano della lavagna e chiaramente io so che devo proiettare questa equazione lungo un asse z che scelgo uscente dal piano della lavagna. Allora, la proiezione lungo z di questo momento è semplicemente la lunghezza del vettore omega p per il modulo della quantità di moto mv0, il seno dell'angolo compreso vale 1 perché i due vettori sono perpendicolari. E questo deve essere uguale al momento angolare immediatamente dopo l'urto. Dopo l'urto io che cosa ho? Ho un corpo rigido costituito dal disco più la massa m che si è configurata qui, che stanno ruotando intorno all'asse O. Quindi dopo l'urto il momento angolare io lo scrivo come il momento di inerzia del sistema moltiplicato la velocità angolare di rotazione immediatamente dopo l'urto. No? Adesso, chi è omega p? È semplicemente due volte il raggio. Chi è il momento di inerzia? Io ho un disco di massa m grande, il raggio r grande, che sta ruotando intorno a questo punto qui, più una massa m piccolo che è conficcata in questa posizione qua. Da chi è dato il momento di inerzia di questo corpo rigido? È il momento di inerzia del disco rispetto al polo omega, che sta qui, più il momento di inerzia rispetto ad omega della massa m piccolo, no? Perché il momento di inerzia, vi ricordate, è additivo, è la somma di due parti. Adesso, chi è il momento di inerzia di un disco? Io conosco il momento di inerzia del disco quando ruota intorno al centro di massa, no? Ma qui non sto ruotando intorno al centro di massa, sto ruotando intorno all'asse O, no? Quindi questa quantità qui da chi è data? È il momento di inerzia del disco rispetto all'asse che passa dal centro di massa più un termine dovuto a Eigensteiner, cioè non sto ruotando intorno a C, ma sto ruotando intorno a un asse che sta a distanza R dall'asse che passa per C. Quindi qua ci devo mettere più m per R quadro, più il contributo al momento di inerzia della massa m piccolo. Ma la massa m piccolo si trova a una distanza 2R da O. Quindi come contribuisce al momento di inerzia? Con un termine massa per distanza al quadrato. Quindi scriverò in questa maniera qui. Quindi avrò che il momento di inerzia è un mezzo MR quadro, che è il momento di inerzia del disco rispetto al centro di massa, più MR quadro, più 4M piccolo, R grande al quadrato. E questo è 3 mezzi MR quadro più 4 M piccolo R quadro, e lo posso scrivere come
3 mezzi m più 4 m piccolo per il raggio al quadrato, cioè il momento di inerzia rispetto all'asse z è dato da questa espressione. Di conseguenza, io ho che 2 r per m v con 0, che era il momento di angolare prima dell'urto, deve essere uguale a 3 mezzi m più 4 m piccolo r quadro per omega, e questo mi permette di determinare la velocità angolare. Intanto un r lo semplifico e ottengo che la velocità angolare è uguale da 2 m v con 0 diviso 3 mezzi m grande più 4 m piccolo per il raggio r grande. Quindi mi posso calcolare la velocità angolare con cui il sistema si mette a ruotare. D'accordo? Quindi, e se sostituisco i numerelli dentro, fatevelo copiare, questo omega viene 13 radianti al secondo. Quindi il sistema si mette a ruotare con 13 radianti al secondo. Adesso, e quindi alla prima domanda abbiamo risposto. Adesso fa un giro completo? Cioè riesce ad arrivare sopra? Come faccio a capire se fa un giro completo o no? E passa da questa parte, da questa posizione qua. A un certo istante starà messo così, a un istante successivo starà messo così, riesce ad arrivare nella condizione in cui sta così? Cioè riesce a ruotare completamente intorno a O? Qual è la condizione che devo imporre? Conservazione dell'energia. Conservazione dell'energia, cioè che cosa posso imporre? Qual è, diciamo, la minima velocità che deve avere il proiettile per riuscire a fargli fare il giro? Deve essere quella che riesce a portarmi in questa situazione con velocità angolare nulla, no? Perché se ci arrivo con velocità angolare nulla, poi dopo continuo e faccio un altro giro, no? Allora, qual è la condizione da imporre? Nella seconda fase uso la conservazione dell'energia meccanica e quindi devo dire l'energia meccanica immediatamente dopo l'urto, quindi se immediatamente dopo l'urto io mi trovo nello stato A in cui sto ruotando con velocità angolare omega e scusate, e questo è O, e dopo un po' mi trovo nella condizione, nello stato B, in cui sono in questa condizione verticale, e devo dire che l'energia meccanica nello stato A deve essere uguale all'energia meccanica nello stato B. Adesso l'energia meccanica nello stato A come la scrivo? Dico va bene, è l'energia cinetica più l'energia potenziale, deve essere uguale all'energia cinetica nello stato B più l'energia potenziale nello stato B. E adesso qui devo fare un minimo di attenzione, che è il seguente. Il disco può essere tutto immaginato come se fosse concentrato nel centro di massa del disco, quindi all'inizio si trova questa quota qua, no? Alla fine il disco si trova a una quota più elevata, è salito
T2R. La massa M piccolo che si trova qui si trova a una quota questa e alla fine si trova una quota, proprio lì lo dovevo disegnare, si trova una quota che è più in alto di una quantità 4R, cioè è salita di 4 volte il raggio. Allora, se io assumo che l'energia potenziale iniziale sia 0, e adesso qui bisogna stare attenti perché uno non si deve sbagliare, no? Perché in pratica per massa e per disco stiamo usando due sistemi di riferimento verticali differenti, no? Stiamo dicendo tutte e due che hanno energia potenziale nulla, no? Se prendo un solo sistema di riferimento, Y, rivolto verso l'alto, chiaramente se uno sta a quota zero, l'altro non può stare a quota zero, no? Però io dico, qua, mettendo questo termine a zero, sto dicendo, assumiamo che l'energia potenziale del disco sia zero all'inizio e quella della massa M piccolo sia zero all'inizio, no? Quanto vale l'energia potenziale alla fine? È quella che aveva il disco all'inizio, 0 più di quanto è aumentata l'energia potenziale del disco, e di quanto aumenta? Di mg per 2r, perché il disco sale di 2r, no? Più di quanto aumenta l'energia potenziale della massa m piccolo, di m piccolo, per g per 4 volte r, no? Alla fine arrivo con un'energia cinetica nulla, e quanto vale l'energia cinetica all'inizio? L'energia cinetica dall'inizio è solo la rotazione intorno a O, è un mezzo, il momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione per la velocità angolare con cui sono uscito dall'urto al quadrato. Adesso, in questo I con Z, chi ci devo mettere? Ci devo mettere il momento di inerzia di tutto il corpo rigido, quello che mi sono calcolato sopra qui. No? Qui, vedete? Ho calcolato questa quantità qui, ci devo mettere questo, va detto, quindi 3 mezzi m più 4 m piccolo r quadro. Quindi avrò 1 mezzo più 3 mezzi m più 4 m piccolo r quadro per omega quadro deve essere uguale a m grande più 2 volte m piccolo per 2g r, se non mi sbaglio. Da questa condizione posso capire se ci arrivo o non ci arrivo. D'accordo? Cioè, se faccio questo calcolo, trovo quale dovrebbe essere la velocità angolare per arrivare fino alla sommità. Se il valore che mi viene è più grande di quello che ho, vuol dire che non ci arrivo. Se è più piccolo, vuol dire che ci arrivo. Quindi devo confrontare questa grandezza. Adesso però io non volevo fare questo esercizio. Vi volevo dire questa cosa. Che succede se in questo disco io ci faccio un buco? Cioè, se nel disco ci faccio un buco, cioè ho una rondella, no? Come cambia questo esercizio? La parte del calcolo sul momento di inerzia va rifatta. Non ho capito? La parte del calcolo sul momento di inerzia va rifatta. Va rifatta. Cioè, se io ho una rondella, invece di avere un disco, no? E questa rondella c'ha massa m grande. E supponiamo per semplicità, quanto è il momento di inerzia rispetto al centro di questa rondella? Come me la calcolo? Allora, adesso è tardi, no? Supponiamo di avere un disco di massa m, di raggio esterno r grande, con un buco di raggio r piccolo, no?
Quanto vale il momento di inerzia di questo disco rispetto all'asse passante per il centro di massa, supposti noti R, M e R piccolo? Vi fate il conto per domani, no? E domani lo facciamo. Quanto vale il momento di inerzia rispetto a quest'asse qua? E vi calcolate pure questo. Ora, ieri vi avevo lasciato l'esercizietto, quello della rondella. Avevo detto come si calcola il momento di inerzia di una rondella che debba ruotare intorno a un asse passante per il centro di massa perpendicolare alla rondella. Quindi immaginate l'anello di Saturno, no? Questo è l'anello di Saturno che deve ruotare intorno all'asse passante per il centro. Allora, come si calcola? Qui bisogna un attimo stare attenti. Bisogna capire questa cosa qua, che il momento di inerzia è una quantità additiva, no? Ma ricordatevi che la sottrazione è l'operazione inversa della somma. Quindi che cosa vuol dire? Che se io ho una rondella, un disco con un buco, il momento di inerzia come lo posso calcolare? Posso dire è quello del disco, del raggio R, no? Meno, cioè mi posso sottrarre il momento di inerzia del disco di raggio R piccolo, no? Perché è come se io sovrappongo, se prendo questa dischetto qua e lo sovrappongo qua sopra, quando sottraggo è come se facessi il buco in mezzo, ci facessi il buchetto. Questo, se volete, lo potete vedere alla rovescia. Se prendo questo e lo porto dall'altra parte dell'uguale, ho che il momento di inerzia della rondella più il momento di inerzia del dischetto di raggio R piccolo deve essere uguale al momento di inerzia del disco completo. E allora riutilizzo il fatto che è additivo, ma additivo e sottrattivo è la stessa cosa per noi, è solo una questione di segno. Allora, quindi, se io devo calcolarmi il momento di inerzia di sta rondella, questo è il momento di inerzia del disco di raggio R, chiamiamolo con R, chiamiamolo I del disco di raggio R, meno il momento di inerzia di un disco di raggio R piccolo. Ci siamo? Adesso, questo bisogna stare attenti in questo punto qua, perché è un punto di rimente dove uno si può sbagliare. Purtroppo questa era un'esercitazione di laboratorio e voi non l'avete fatta. Questa. Chi è il momento di inerzia di un disco? È un mezzo, la massa per il raggio del disco al quadrato, no? Adesso, come massa, che ci devo mettere? Che ci devo mettere come massa? Bravo. Che ci devo mettere come massa? Uno qua di voi mi ha detto superficie per densità. Che cosa significa? Questo discorso qua che io ho fatto, no? Che cosa sto pensando di fare? Questo disco ha una massa M, no? Quando vado a scomporlo in queste due parti, la massa di questo disco qua è più grande della massa M, perché qui la massa è distribuita su una rondella, io devo pure tappare il buco, no? Allora, chiamiamola M1 per il momento, è la massa del disco grande pieno, no? Meno un mezzo, chiamiamo questa M2, la massa del disco piccolo vuoto. Adesso, come faccio a calcolarmi queste due masse, M1 e M1? È molto semplice, però se non ci penso, sbaglio. Allora, questa rondella, no? In questa rondella che io ho,
La massa è distribuita con una densità di massa di superficie. Perché di superficie? Perché immagino che sia infinitamente sottile, molto sottile. E quanto vale questa densità di massa se il materiale è distribuito uniformemente nella rondella? Che lo posso... È la massa complessiva diviso la superficie della rondella. No? Adesso, quanto vale la superficie della rondella? È la superficie della corona circolare. Quindi è la superficie del cerchio esterno meno la superficie del cerchio interno. E questa è la densità di massa. Quindi M, la massa complessiva, diviso pi greco, R grande quadro, meno R al quadrato. D'accordo? Questa è la densità della mia rondella. Adesso, se io mi domando, va bene, se io prendo un disco di raggio R grande con la stessa densità sigma, cioè un disco senza buco, quanta massa c'è su questo disco? La densità per la superficie di questo disco, no? È la stessa densità. Allora la superficie, quindi la densità è la massa della rondella diviso pi greco R quadro meno R piccolo quadro. La superficie è pi greco R grande al quadrato. Ci siete? Vi torna? Il pi greco si semplificano, quindi la massa di quel disco è M per R grande diviso R grande meno R quadro. E come vedete, siccome il denominatore è più piccolo del numeratore, la massa M1 è maggiore della massa M. Adesso, nel il dischetto che io devo andare a sottrarre di raggio R piccolo, che massa ha? Ebbene, faccio lo stesso discorso con R piccolo. E quindi mi viene M grande per R piccolo quadro diviso R grande quadro meno R quadro. Ok? E allora, quanto vale il momento di inerzia della rondella? Il momento di inerzia della rondella è data da questa espressione qui, dove al posto di M1 ci metto quella che ho trovato e al posto di M2 ci metto quella che ho trovato, no? Quindi ho un mezzo momento di inerzia della rondella è un mezzo M con 1, che abbiamo detto essere M R grande quadro su R piccolo R grande quadro meno R piccolo quadro per R grande quadro meno un mezzo M grande R piccolo quadro diviso R grande quadro meno R quadro per R quadro. Cioè ho semplicemente sostituito e mi viene fuori sta roba qua, no? E allora qua vedete, quando vado a mettere in evidenza i fattori comuni, cioè ho un mezzo M che è fattore comune, poi ho un R grande quadro meno un R quadro che è un fattore comune e solo mi rimane R alla quarta meno R piccolo alla quarta. Il problema della su quella prova che ho messo d'accordo sul classroom, sì, c'era questo problema. E la massa ti dava il problema. Diceva un fattore composto di massa M. Sì. Allora, nel problema che ho dato di simulazione dell'esame, c'era un pendolo, c'è una domanda in aula, scusate, sto ripetendo, c'era un pendolo composto di una rondella con un buco, la massa era M. La massa M è la massa del corpo rigido, in quel caso. Sì. Quindi voi avete questa espressione qua. E adesso qua posso semplificare? Perché sopra è la differenza di i due quadrati, no? Quindi ho un mezzo M R quadro meno R piccolo quadro per R quadro più R piccolo quadro diviso R quadro meno R quadro. Questo e questo si semplificano
e il momento di inerzia vi viene, il momento di inerzia della rondella viene un mezzo la massa R quadro più R piccolo quadro. No? E allora alcuni potrebbero dire, ma come? La rondella c'ha un momento di inerzia che è più grande di un mezzo MR grande quadro. Però attenzione, quello sarebbe il momento di inerzia che avrebbe il disco se fosse pieno di massa M. Qui la massa M non è la massa di un disco, ma è la massa della rondella. No? Quindi attenzione a questa cosa qui. No? E cioè che io posso utilizzare la additività del momento di inerzia per calcolarmi il momento di inerzia di oggetti strani. Ad esempio, io potrei dire, va bene, supponiamo di avere un disco che ruoti in questa, possa ruotare in questo punto O, e supponiamo che io gli faccia un buco col trapano in questa posizione qua, no? In cui vi do esattamente questa distanza D e vi do questo raggio del buco. Sarei in grado di calcolarmi un momento di inerzia? Sì, no? Perché basta che io dico il momento di inerzia del corpo completo rispetto a O è il momento del disco rispetto ad O meno il momento di inerzia di quella parte che manca. Adesso non lo facciamo e non vi capiterà all'esame una cosa così complessa, però devo sempre tenere a mente che lo posso fare, d'accordo? E di non sbagliarmi nell'approccio. Professore? Sì. Ma volendo potevamo anche ritornare sull'integrale che avevamo usato per dimostrare il momento di inerzia di un disco pieno e fare l'integrale da R piccolo a R grande. Sì, bravo, potevo fare, quando abbiamo fatto il disco pieno, l'integrale, e l'integrale in R farlo tra R piccolo e R grande. E quindi sommare tutti gli elementini di superficie, ma solo sulla corona. Provi a farlo e vedrà che le viene la stessa cosa. Sì, l'ho fatto, viene uguale. Allora abbiamo fatto giusto oggi. Allora, questo... detto ciò, allora ieri vi dicevo questo è il momento di inerzia della rondella rispetto all'asse che passa per il centro di massa. Adesso, se voglio il momento di inerzia rispetto all'asse che passa per l'origine, è facile, perché basta che applico Eigensteiner. E siccome adesso M è proprio la massa della rondella, non ho problema. Cioè, momento di inerzia rispetto a O è quello rispetto al C che mi sono calcolato più M R quadro. Perché? Perché i due assi distano R grande, quindi sono in grado di calcolarlo. Potrei calcolarmi anche il momento di inerzia rispetto a questo asse qui, ad esempio. No? E quindi se volessi calcolarmi, che ne so, il momento delle piccole oscillazioni di un disco, di un anello che è obbligato a ruotare intorno a questo asse che può fare avanti e dietro così, e mi posso calcolare il momento di inerzia e mi viene quello che mi deve venire. Va bene? Allora, concludiamo e ci vediamo domani. Thank you.